Esordio di campionato contro la Vanoli Cremona, qui dagli uffici degli allenatori. Andiamo a vedere delle situazioni che stasera troveremo in campo. Prima al video e poi ci sposteremo nello spogliatoio dove i giocatori vedranno alla lavagna le stesse cose che andiamo a vedere adesso. La prima situazione che andiamo ad analizzare è l'attacco 3 alto, attacco che la squadra di coach Gresta utilizza per isolare il suo miglior giocatore in posizione di guardia. In questo caso il playmaker che si sposta in palleggio verso l'ara per creare questa situazione di doppio zipper per favorire questa uscita dal blocco. In questo caso vedete la posizione molto larga del secondo blocco di 5, Chase che riesce a stringere e seminare il suo difensore su questo blocco e vedrete che non avranno bisogno di molto altro. Con questa separazione Chase sarà in grado con un solo palleggio di mettere il tiro da 3 punti. Andiamo a vedere come l'attacco si sviluppa. Ulteriormente, sempre il doppio zipper per la ricezione in ala, in punta, scusate, e da questa posizione il riblocco sempre del numero 5, che ha la possibilità di bloccare su questo lato o sull'altro lato, per favorire sempre una separazione tale da permettere, in questo caso, a Jarius Jackson di mettere il palleggio a resto e tiro. E l'ultima clip che andiamo a vedere su questo attacco ci permette di vedere come anche i lunghi possono essere coinvolti. Di nuovo, in questo caso, quasi un doppio blocco per favorire la ricezione. Sempre lo stesso angolo di blocco, ma vedete che a fronte di una difesa che è tutta fuori dall'area, l'area completamente libera dal palleggio, riescono ad attivare i lunghi capaci di rollare forti al ferro. La seconda situazione che andiamo ad analizzare è l'attacco 2 basso, che prevede un'uscita dai blocchi per i tiratori. Jarius Jackson, interprete principale di questo attacco, in alternativa a Brian Chase quando decidono di giocare con due piccoli. Sempre il giocatore che vogliono esonare in questa posizione, vedete come i lunghi si preparino a fargli correre i due blocchi e vedete come il primo bloccante ha già il corpo posizionato per mettere il corpo a colpire il difensore, creare separazione e andare a cercare immediatamente la posizione migliore per un tiro. Il modo per spaziarsi è avere sempre 3 tiratori fuori all'arco dei 3 punti, perché vedrete come il tiro da 3 punti sarà l'arma principale di Cremona, e in questo caso sempre dal fondo per venire a mettere blocchi o finte di blocco per attaccare il ferro. In questo caso contro una difesa che nega il blocco, Kelly a buttarsi in questo spazio. In alternativa Spralia sarà un giocatore che giocherà un po' alla Thomas Reis, sempre fuori all'arco dei 3 punti. Ma tornando alle caratteristiche del piccolo, vedete, un palleggio a resto e tiro come nel gioco precedente è più che sufficiente per Jarius Jackson per andare a segnare. Siamo passati dagli uffici allo spogliatoio della prima squadra, dove stasera i giocatori, prima della partita, andranno a vedere su questa lavagna alcune situazioni che vi abbiamo appena mostrato. Ripartiamo dall'attacco 3 alto. Abbiamo visto in video il playmaker Woodside spostarsi in palleggio e Chase o Rich stasera utilizzare questo doppio zipper, ovvero blocco di 4 e blocco di 5 come uno stagger rovesciato per andare a prendere la palla in punta. E avete visto come con questo blocco molto largo Chase con una difesa che insegue sia in grado di prendere questo pallone e con un solo palleggio mettere immediatamente il tiro da 3 punti. Nella seconda clip che vi abbiamo mostrato, l'attacco che è speculare veniva fatto da sinistra verso destra, in questo caso era Jarius Jackson che utilizzava i due blocchi consecutivi per prendere la palla sulla punta, la ricezione in questa posizione. E nel diagramma successivo andiamo a farvi vedere quello che succede quando non riescono a tirare immediatamente e finiscono con un'azione di pick and roll. Jarius Jackson con la palla in questa posizione, il 4 tiratore ad aprirsi in angolo e come abbiamo visto nel video il riblocco sempre con questo angolo per permettere a Jarius Jackson di attaccare e con separazione nella clip che avete visto il tiro, nella clip successiva. Essendo questi due giocatori fuori dall'area e il difensore di questo giocatore fuori dall'area,
la possibilità, con un passaggio battuto a terra, di servire Kelly sul roll. Attacco 2 down per Jarius Jackson, uscita dai blocchi, sempre il playmaker sulla punta, Jackson ad uscire, i blocchi dei lunghi messi consecutivi come se fosse immediatamente uno stagger, e avete visto come questo giocatore metta questo angolo di blocco per andare a colpire questa spalla, per permettere a Jarius Jackson, nel momento in cui corre, di creare una separazione che inizia qui e che si dilata sempre di più per provare in questa posizione a prendere immediatamente un vantaggio per il tiro. Siamo pronti ad andare a vedere come la posizione del lungo sia sempre a mettere un blocco baseline, cioè con questo angolo per avere Kelly sullo short roll o Spralia in campo come Thomas Ress ad aprire sempre questa posizione per il tiro da 3 punti con tutti gli altri giocatori spaziati fuori dall'arco, perché l'obiettivo di Cremona è quello di avere un numero altissimo di tentativi da 3 punti.